Buongiorno, ricordate quel chi ha la mia età, diciamo la mia generazione, si ricorda che nei primi anni 70 uscì una canzone che si chiamava Respiravamo l'aria, Respireremo l'aria pura, la cantava un gruppo musicale che si chiamava come una rivista musicale, poi sono spariti, Respiravamo l'aria pura, vedrai, diceva. Beviamoci l'acqua pura. E beviamoci un po' di caffè. Nella tazzina, peperepe. Allora, ieri mi sono beccato dell'invidioso perché ho cercato di fare un ragionamento sul fantastico successo e sulla simpatia del personaggio Sinner, un giovane di 23 anni che sembra portatore di principi e di valori, la semplicità, la gentilezza, i genitori. Ma c'è un piccolo neo, secondo me, che è questa importanza che viene data ai soldi, probabilmente. Non è lui, la residenza all'estero, queste cose qua, non è lui, ma è proprio un modello, diciamo, di gestione dello sport di oggi. Non si può essere campioni se non si è ricchi. E allora a me viene in mente, la recente scomparsa di un mito della mia adolescenza, di Gigi Riva, che rifiutò i soldi di Agnelli e scelse l'attaccamento a una terra che lo aveva accolto come un eroe. E lì è rimasto, rifiutando la bella vita, i soldi, facendo un'esistenza. Io non sapevo neanche che avesse dei figli, pensate un po'. Ecco, per me quello era il modello di sport. Poi forse in questa discussione che ho avuto, dove un paio di avvocati di centrodestra mi hanno dato dell'invidioso, come se io a 67 anni potessi invidiare un giovane simpatico, simpaticissimo di 23. Peraltro io sono uno sportivo, no? Ho fatto tantissimi sport e ne faccio ancora adesso, quindi forse sono gli avvocati di centrodestra che sono invidiosi, che non riescono ad avere i miei risultati, che alla mia età ancora faccio gare, ancora faccio incontri di pugilato, incontri di comité, corro, eccetera, nonostante le vicende sanitarie gravissime che ho avuto quest'estate. Quindi invidia per un ragazzo, grande ammirazione per un ragazzo e senso di protezione. No? Quando io cito questo circo che gli sta creando intorno la foto con la Meloni, l'ho trovata sbagliata, no? Perché adesso gira questa foto di lui con la Meloni, un po' come se fosse un eroe di Stato. Non è un eroe di Stato, è un eroe privatissimo che ci fa piacere, che ci inorgoglisce e speriamo che resti lontano, lontano dal lato nero, dal lato scuro dello sport. Forse sono influenzato dal fatto che ieri, proprio ieri, stavo scrivendo un piccolo ritratto postumo del pirata di Marco Pantani, perché fra poco celebrano i tristi 20 anni dalla sua morte, e però ecco, io proprio 2 anni dopo scrissi questo libro che si chiama Campione di Niente, Miti in Provetta, dove racconto che tante geste eroiche di tanti sportivi, di tanti nostri beniamini sono, diciamo così, macchiati da un aiutino chimico che poi magari li ha anche portati alla morte, come alcuni calciatori, come alcuni ciclisti. E, insomma, quindi io spero che Sinner resti questo
quel ragazzo puro che sembra essere e che ingenuamente forse si sta prestando senza neanche accorgersene a, diciamo, a strumentalizzazioni politiche. Ecco, spero che anche da parte della presidenta o del presidente del Consiglio, che si è fatto il selfie con lui, ci sia purezza di sentimento, che magari non lo scarichi se a un certo punto, come tutti gli sportivi agonisti, dovesse passare un periodo critico, un periodo di risultati magari che non arrivano. Buon caffè e buona purezza.